Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89 e oggi per cambiare vorrei farvi vedere qualcosa di bello. Pensavi, e invece vi devo far vedere qualcosa di orribile. In questa puntata, signori, torneremo a parlare di Stirco Horror, perché il gioco di oggi è qualcosa di quasi sconosciuto e si chiama Welcome Back Daddy. Addirittura un totale di 9 recensioni. Nessuno ha giocato a questo titolo. Che onore, o meglio dire che disonore. Io questo gioco, ragazzi, l'ho pagato 5,12 euro, ed ovviamente è stato realizzato con Unity! Cellas Art presenta un gioco che nessuno conosce. Se vuoi perdere il dono dell'udito, usare le cuffie. Ma che balletto è? Oddio! Il culo lo metto io, il culo lo metto io. Allora, tutti i round hanno un checkpoint, ma tu non puoi salvare. Ok, qua c'è una pianta, una porta d'ingresso. Noi siamo all'uscio di casa, molto molto buio. Non vedo quasi nulla del tipo. Posso regolare la luminosità almeno un pochino, dai, perché così è proprio inaccettabile. Ecco, a quanto pare no, il V-Sync non mi interessa. Ah, c'è la torcia con F, e dimmelo domani. Vabbè, dai, dai, ce la possiamo ancora cavare, forse. Ah, non posso andare di qua. Devo tornare indietro verso la casa. Ah, è chiaro, devo entrare, non posso andarmene così. Neanche di qua posso andare? No, non posso. E permesso, posso entrare? Posso sfondare la tua porta, no? Lasciare qui il fango. Carina, carina. È ovviamente un classico, un classico. Dai. La chiave dello zio Peppe, fosforescente. Posso? È permesso? Eccoci qua, bingo. Siamo riusciti ad entrare in casa. Questo è il classico gioco dove tu esplori la casa e ad un certo punto, manza, esce un mostro, un abominio, no? Qualcosa. Questa porta è chiusa. Che si fa in questo gioco? Di cosa parla questo gioco? Ah, non si sa. L'antifurto. Non ci posso fare nulla, a quanto pare. Non posso interagire con questi cassetti? Come no, dai. Speravo in un certo livello di profondità, no? Niente? Roba coperta così, da dei teli. Sia qua che in quest'altra stanza. Una partita a scacchi? No, grazie. Ho abbastanza mal di testa per oggi. Ah, il telecomando per guardare il TG1. Dov'è il televisore? Dov'è? Io non lo vedo. Io il televisore non lo vedo. Vedo un telecomando, ma non vedo un televisore. Interessante. L'avrà fatto volare dalla finestra, non lo so. Non ha molto senso questa cosa. Aspetta che forse sono cieco io. No, no, non sono cieco io. Non c'è il televisore. In teoria dovrebbe essere qua sopra, no? Soprattutto dal momento in cui qua c'è uno stereo, qua c'è altro, pare. No, il televisore per qualche motivo l'ha fatto sparire. Però niente male come design, è molto moderno. Ma insomma, qua accade qualcosa di brutto ed orribile oppure... Non lo so, sono un tizio che sta valutando di acquistare la casa, non ho capito. Spe, era diventato rosso. Posso esplorare qua però, Posso aprire questi sportelli. Non si sente neanche il suono quando li apre, nulla proprio. Ma posso accendere la luce almeno? Pare di no. Ma... Pemperere, pemperere, no, la luce non si può accendere. Ma mi sa che proprio non manca la corrente, eh. Ho paura che manchi proprio. Cos'era? Cos'era? Una bambola che è sparita non appena l'ho guardata. Ecco, adesso cominciano le cose paranormali, le cose poco carine. Mi sa che adesso inizia il tutto, eh.
O almeno così sembra, perché insomma, mi ha fatto un verso, è sparito nel nulla. Di certo normale non è. Qua però non c'è nulla, eh. Oddio, oddio che bug, è un bug? Il fatto che possa salire sulla cucina così. No, mi sa che è un bug, dai. Ora uno sale sui fornelli, fiero, wow wow wow. Boh. Oddio, oddio, di nuovo la bambola. Ah, te brutta. Ah, se io premo E, sulla bambola sparisce, mi fa... Sto facendo fatica a collegare, cioè ha un significato il fatto che devo premere USA sulla bambola? Perché? Così, cioè nulla ti viene spiegato, della serie, vabbè, vabbè, poi lo scopri da te, no? Cosa vuol dire? Almeno presumo, qua, niente, niente, meno di niente, ancora meno di nulla. Ma cosa me ne fai aprire a fare? Sì, è carino il fatto che si apra, ma se non c'è nulla rigorosamente dentro, nessuna parte, ecco, perde un attimino di significato, no? Ma... nulla, nulla, né che dici... A parte che non si aprono tutte, però... nel forno non c'è niente. Non c'è nulla da nessuna parte, in frigo, madonna. Oddio, la scatola che compenetra il frigo, qua trapassa proprio la cima, oddio. Ma per quale motivo, fai queste cose? Cos'è sta roba? Senape? Sì, senape. A me, per esempio, la senape non dispiace nell'hot dog. Alcuni pensano, ma Zeb, ma come? Che schifo la senape! Puzza d'aceto, dai, come si fa? A me piace nell'hot dog, mi piace, sono gusti. A me del resto piace anche il piccante, quindi... Allora, qua c'è un telefono che non posso usare, però è acceso, c'è da dire questo. Niente, non... poca roba, ragazzi, oltre a quella bambola. Io non vedo altro di interessante, almeno al momento. Una banana che tra un po' mi arriva in culo se non faccio le cose per bene. Aspetta, ma il telecomando non è che... No, no, non si può usare. Meglio, almeno mi risparmio la Barbara d'Urso con il piccolo fratello. Ma se la corrente c'è, perché il ventilatore si muove, io per quale motivo non posso accendere la luce, per esempio? Non ha senso. Ha senso fino a un certo punto, eh. A parte che non trovo neanche gli interruttori qua. Ah, eccolo qua. Oh, allora si poté... Eh? No, no, bestia. No, così non ci siamo. Ecco, e non posso più interagire con l'interruttore. Guarda te, che maiale. E vabbè, dai, a questo punto andiamo avanti. Non è che ci sia molto altro da fare. È un carice di merda. È uno sterco horror che nessuno ha giocato. E infatti c'è un motivo. Posso uscire dalla finestra? No. Correggetemi se sbaglio, ragazzi. Ma correggetemi se sbaglio, perché non vorrei sbagliare. Ma questa casa mi sembra così proprio a naso, sai, no, dalla puzza, di averla già vista in qualche altro gioco indie. O forse mi sto confondendo, forse la casa era simile ma non la stessa. Non lo so però, non lo so. Ah, ma guarda un po' che si rivede. Il figlio di Gollum. Quindi questo gioco, ragazzi, è trova la bambola nella casa tutta buia, simulator. Molto avvincente, intanto sto buttando all'aria tutte le scatole. Neanche un suono quando cadono, nulla. È confermato, devo salire al piano superiore. Non credo ci siano altre soluzioni. Almeno che la bambola non sia comparsa in un'altra di queste stanze, perché ho visto che sta scomparendo e ricomparendo in diverse posizioni, eh. Aspetta che controllo un attimo. Non si sa mai. A quanto pare non c'è. Io direi di salire a questo punto. Per ora sto gioco non è che mi ha convinto molto. Ho visto di peggio, però di certo non mi ha convinto. È un po' come il sorriso di Di Maio. Capito? Mi convince fino a un certo punto. Qua? No? No. Poi cosa sono queste robe coperte? È già la terza volta che vedo una cosa coperta in modo sospetto. Chissà, chissà. O forse non è nulla, sono io che sto pensando troppo, probabile. Niente. Guarda che novità, una stanza vuota senza nulla. No? Cos'è che vibra? Cos'è che sta vibrando? Pronto? Pronto? Ah, là c'è il mio telefono, là dentro? Apri allora. Ah, ma chiusa a chiave, ma furbo che sei. E ora come faccio a sapere dov'è che hai messo la chiave? Funziona proprio da man rovescio sta situazione. Mi sa che devo andare in queste stanze qua. Eh sì.
Il culo lo metto io. Insomma. Uno specchio che non rispecchia. Devo guardare bene in giro perché c'è sicuramente un'altra chiave da trovare. Per accedere al telefono poi che sta nell'altra stanza di là. Wow! Lo stesso cesso, lo stesso porta carta igienica. Bella la vasca però, interessante. Ma non c'è nulla da raccogliere, niente. Nulla da aprire. Proviamo qui. La luce non si accende. Qua siamo tornati nella stanza di prima. Ma dov'è la chiave? Adesso mi fai frugare in giro disperatamente per la prossima chiave? È questo quello che vuoi farmi fare? Cos'è questo? Cos'è il profumo, il deodorante? Fa vedere. Che c'è scritto swag? Dai, dimmi che è qui. Dimmi che è qui. Non è lì. Non è lì. C'ho manco i vestiti, morto di fame. Dove li tieni i vestiti? Adesso ragazzi, cos'è che mi tocca fare? Cliccare su ogni singolo modello dell'intero gioco per scoprire dov'è la chiave. Consumare il mouse, fa conto. Con le foglie che trapassano il muro. Niente. Cosa me ne fai aprire a fare allora? Sì, per dimostrare che puoi creare uno sportello che si schiudi. Bravo, ma che bravo che sei. Non c'è mai niente, mai, rigorosamente nulla di nulla. Non aggiunge atmosfera, non migliora il gameplay, non c'è... Ah, oddio, era sotto il naso tutto il tempo, ma quando posso... Vediamo un po' quale porta apre. Certo che potevano creare una chiave di colore diverso, no? Dico bene? Dai, saliamo, dai. Dai che voglio il mio telefono. Oh, sì! Sì, il telefono pronto! Carabinieri, e ora dove siamo? Ho preso il telefono? Aspetta, sento respirare. Senti. Sento un respiro femminile molesto, probabilmente da dietro la porta. Ora che mi fai? Mi fai il jump scare? Mi fai... Ah no, la porta è chiusa. Ma sento respirare ancora. Facciamo così, provo ad entrare in quella stanza del telefono che prima era chiusa, proviamo. No, è chiusa? Allora cosa serviva la chiave, scusa? A che serviva? A nulla. Madonna l'immortale. Eccola, cominciamo con i jumpscare. Roba che compare e scompare. Oh. Ora ti metti pure a cantare. Tanto so che se sei... Io vi dico soltanto una cosa, che se continuo a fare questo lavoro negli anni e arrivo ad avere, non so, più di 60 anni, allora le cose non finiranno di certo bene, io ve lo anticipo. Ma non è tanto la paura quanto il jump scare in sé, cioè tu non senti un audio piuttosto basso, poi pum, così. Cioè più che altro è un riflesso del corpo umano, non è che sta ragazzina qui mi ricorda quella di Emily Wants to Play 2, no? Che sembra Morticia in miniatura. Insomma, che devo fare? Oltre a subire jumpscare, devo fare qualcosa. C'è un'altra cosa di sto gioco, non è che appare, non so, in alto a sinistra, trova qua, apri la porta, recati in giardino, c'è un minimo, mini obiettivo, qualcosa. No, questo manca, non c'è. Non sai cosa devi fare. Ora, immagino, perlomeno, di dover aprire le porte, sai, ma rimane comunque una mia supposizione, eh. Roba da Saverio Spanati. Saverio Spanati vota il PD e Saverio Spanati. Ciao? Devi usare il bagno? Posso darle una mano? No! Ma se m'azzarda ad avvicinarmi arriva un zanz? Che ha visto? Maurizio Costanzo nudo? No! No, chiudo qua. Qua non mi trovi. Spengo la torcia. No, non mi trovi. Niente, continua a cantare. Ancora. Mi sa che finché non schiatto non è contenta. Mans. Oh,
Porco! Madonnina, oh! Madonna, adesso afferro la senape in bocca così. La chiave qua non c'è. Mi lavo, mi tuffo, mi arrinzo e mi arrunzo, mi liscio le mele, mi gratto le ascelle, e inizia il manzino. Sì, buonanotte, se c'è una chiave qui con tutte ste scatole, anche se fosse. Come devo fare per andare avanti in questo gioco? Me lo dici, me lo spieghi, me lo confidi, ti prego, non mi ammazzare, facciamo un patto, tu non mi ammazzi, io vado avanti, facciamo così, no. Non so che fare, ho controllato tutta la casa, tutte le stanze, tutti i cassetti, tutti i buchini in giro, tutto, non c'è nulla. Io sospetto che c'entri qualcosa a lei, ma mi ammazza, non so che fa. Devo usare solo il bagno, posso... Posso usare il bagno? Posso usare il bagno? Madonna, che palle! Sa che se ti muovi mentre non canta, ti uccide, almeno così mi sembra. La reazione di una persona normale al governo neutro. La senape negli occhi. Madonna, hai rotto le palle, hai schiacciate coi tacchi, no? Le scarpe, quelle a spillo proprio. Proviamo a camminare solo quando canta e quando smette di star fermi, ci proviamo? Vedi, ora cammino, fermo. Vedi, vedi, se cammini mentre canta, non viene. Vedi, 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 devi camminare solo quando... Quando canta compare una chiave e tu devi prenderla mentre canta, perché così è più difficile da fare, no? Ho già capito tutto, ho già capito tutto. La reazione quando vedi il numero di views di Capobastone. Vai, inizia di nuovo, canta. Porco, porco. Se questa si interrompe a metà nota, uno come Cristo fa a prevedere quando si ferma, deve fare un passo alla volta. La mia reazione quando vedo sto gioco. È lì. Quasi, avete visto? Come fai a cercare le cose così? Come fai? C'è un Cristo. Gauss! Si perfida questo, questo. Non è giusto, non è giusto. Liso. Sì, sì, bene, bene, l'hai presa nel cu. Non è stato facile, perché poi oltretutto sento puzza di randomizzazione, mi sa che quella chiave sì era lì ma poteva anche essere altrove potenzialmente, mi sa che per rendere il tutto più complicato, si è schiusa questa porta, non voglio più vedere quella ragazzina in tutto il resto del gioco, va bene? Facciamo questo accordo. Siamo arrivati nel giardino, a quanto pare. Il giardino sul retro della casa. E adesso sicuramente qualcun altro, se non lei, verrà a disturbarci. Ma sì, vedrai. Aspetta. Posa subito quella chiave! È mia!
D'acqua! Ma ho paura, ma ammazza, dai, mi gira il capo a 180 gradi. Chi è? Un nano? Un nano. È un nano del mago di Oz. Vuoi una chiave? Paga! Che devo fare? Se tu vedi un nano di spalle, no? E hai la scelta di andare a far Oz? No, il tempo! No, no! Allo scadere di quello... Oh. Se non succede qualcosa di marcio sarò molto sorpreso. Che devo fare? Devo cercarlo. Mi sa che è una sorta di nascondino. Lo sapete che questo gioco mi ricorda tantissimo i Mini Monster Play? Perché adesso sono questi personaggi qua a voler giocare, tra virgolette. In palio c'è il mio culo. Quello è bello. No, dai, ma come faccio? Io devo trovare studio. Eccolo! Ecco, ma non posso saltare qua sopra! Non è giusto! Carbuz! Dai, no, le scale. No, sì, no, ma io come faccio? Sei un... Dai... Io, è bello che l'ho pure trovato, ma non posso... Non è agibile, non è fottutamente agibile. Ma rompiti un bastone in culo, pezzente. Ma stroncatelo proprio di traverso, ma che palle. Non posso andare lì. Sì. È bello che l'ho visto, il bastardo. Che dici... Come fai? Un gradino poi era, possibile? Devo passare da un'altra parte, allora, non so, un salto, sta di fatto proprio che c'è verso. Ah, ma un bambino. Vedi? Strizzato. La soluzione è sicuramente trovare il bambino, perché poi, vedi, la chiave ce l'ha lui, allora dove pensi di poterla trovare, nel senso, vedi? Lui ti dà il tempo per trovare lui, ma tu... Che grappolo di palle ciondoloni. Aspetta, gradino a rinzarunza. Ma qua rimane inagibile ad ogni modo, vedi? Non ci può andare. Ci posso andare di là, devo accedere. Ormai è tempo a scadere. Non servirà a niente. Il tempo ancora scorre. Devo trovare proprio lui, non quel bambino là. Accidente alla... Madonna! Ho già capito, questo titolo è una serie di minigiochi con dei jumpscare. È molto simile a Mini Monster Play, ma fatto peggio, a mio avviso. Dai, dove sei, merda? Qua non c'è. Qua no. Qua nemmeno. Oh mio Dio, guarda che faccia! Qua, demoniaco, denti marci. Qua si gratta pure. Dammi sta chiave. No! Cosa? È ripartito il timer, lo devo trovare di mo. Sì, aspetta, oddio che culo. Dammi la chiave. No, un'altra volta no. Sì, però sempre in giardino se non vale, eh. È veramente crudele. Cioè non è che lo trovi una volta, toh, tieniti la chiave. No, secondo me lo devi trovare almeno 3 volte. Perché non c'è 2 senza 3, no? Dico bene? Ma non c'è, sto bastardo. Sì, ma esagerato, dove l'ho trovato 3 volte, da, ma ti pare normale? Madonna, pezzente! Pizzo, sta pancizzo! 3 volte, a random! È a random, perché prima ho guardato quei posti non c'era! Ora è lì, dai, siamo già a 2. Non riesco a trovarlo la terza volta. Sono arrivato massimo a 2 e poi rinzarunza. Ma nella maniera più assoluta, non si riesce, vaffan... Questo da picchiargli il muso su un tavolaccio di quelli vecchi proprio, secchi! Dio, ragazzi... 2 volte c'è in giardino, ma poi non c'è più, tu lo vedi? Wow, draculini... Uno. Cristo. No, ma secondo me spawna in casa, non ci credo. Casa non c'è, sto baracco. Oh! Può spawnare anche in casa il maledetto, avete visto che bicchiere di piscio? Avete visto? Merdoso lui, ma è difficile sì, ma pure qua, no, qua, cioè non lo accetto se lo vedo qua. Di nuovo il giardino, forse? Di nuovo già... Sì, ma il tempo scade, Cristo bambino, non puoi!
Per forza che prima non lo trovavo, sì, addio. Vaffanculo. Ma rendiamoci conto, tutta la casa, un minuto, tutta la casa. Roba da sputinculi, veramente. Roba da Saverio sputinculi. No, 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 non è manco qua. Per un pelo. Madonna, ma sei proprio. Oddio, vai. Forse l'ultimo e il terzo. Dai, forse il terzo è l'ultimo. Forse no, forse giù. Dai, se non è giù, madonna. Dai, 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 il baccello di chiappe che arriva. Dai, la fortuna, la fortuna, la fortuna. No, qua non c'è, qua non c'è. Non è mai là. Oh. Qua no, qua no, qua no. Vicino all'uscio di no. Dai, ti prego. Cristo Dio, dai. È l'unica, in giardino. In giardino, il finale in giardino, dai. Dai, dai, 20 secondi, dai, 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 dai. Io non ci voglio credere. Non ci voglio proprio credere. Madonna. Dai, 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 qua nell'angolo, qua nell'angolo, qua, qua, dove... due, scendi! No, scendi una... oddio, non era finita. Cosa? 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 5? No! No, 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 no. No, 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 tu sei un vigliacco. Voi siete veramente fuori di testa, eh? Padre Pio diventerebbe un pugile giocando a questo gioco. No, ti rendi conto che è persa ora? Dopo 4 volte che lo becco è persa, lo vuoi capire o no? Ma mi verrebbe da bestemmiare, ti giuro, eh? Dai! Dai! No, 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 no. Madonna, è impossibile. Io a un certo punto ti prendo per le orecchie e ti do una ginocchiata che mi ritrovo le orecchie in mano così. Già ti deve andare di culo che lo becchi 3 volte. Io addirittura sono arrivato a 4, ma 5, Cristo, non puoi. Addio. Addio amici, addio. Può essere qui. Può essere anche in queste stanze. È illegale. Dovrebbe essere. Dovrebbe essere illegale questo gioco. Nel cesso può essere. Ti immagini la faccia. No, no, veramente. Io veramente mi sto spaventando. Può essere anche degli sgabuzzini. No, no, no. Ma no, ragazzi. Sì. E sono già 3, però. No, ma ti rendi conto? La merdaggine. Aspetta, forse qua? No, perché è spawnato sempre negli sgabuzzini sto giro, sarà un caso. Non mi puoi, non mi puoi fare questo. No, tu non puoi, sei una cosa illegale. Gioco di merda. E no, eh. E no. No. Ancora. No, vabbè. No, vedi. Sì! Sto bambino è uscito dal buco sbagliato, secondo me, però. Mi dai sta chiave, madonna. Questa è sicuramente la chiave più sudata fino ad ora. Io non oso neppure immaginare le prossime. Che cosa apre questo? La stanza su in casa o questa porta qua? Proviamo prima questa, vista che ci sia. No. È bello che la gente pensa che sia facile, sì sì. È facile quanto vostra madre sto gioco. Il che è un complimento. Lasciamo perdere, sto deragliando. Io veramente non ce la sto facendo più già da ora, Mi ha messo veramente il malumore, quella roba. Insomma, sono riusciti o no ad aprire la stanza? Mi ha ributtato laggiù, ma che devo fare? Ma è sempre chiusa sta stanza, ma fammi capire che cazzo sto facendo io. Torniamo in giardino. Aspetta. Ah. Dai, che vuol dire? Oh. Ah, ok, ti seguo, ti seguo. Quindi? Dove mi porti? Poi non è che cammina. Può scompare e ricompare, perché non sapevano farlo camminare.
forse. Oh. No, non piangere. Dove sei? No, il tempo! No, no, vabbè. No, tu mi prendi per il culo. Tu mi stai prendendo per il culo con entrambe le mani, allora. Cioè, adesso devo trovare il bambino a tempo e intanto c'è anche la bambina che mi uccide nel... No, no, no. Ma se non è illegale questo, io non so cosa potrebbe esserlo. Oh mio Cristo, Dio, vieni a salvarmi tu con un bel fulmine così. Mi fai scoppiare a mille pezzi. Io non so come fare. No, però a sto punto lo trovo una sola volta il bambino, poi la sfida è vinta, se no veramente alt F4, Se non è così, alt F4, io ti avviso, alt F4, senza vergogna. Porco. Ok. Qua non c'è. Forza, forza. Canta! San Giardino. La sfiga è forte nell'aria. La sfiga è forte nell'aria. Cod. Non me lo sta facendo spawnare mai in casa, a quanto pare, quindi. Deve essere per forza fuori, perché non me lo. Non me lo spawna. Sì! Ce l'ho detto più di una volta. Ma io veramente, cosa hanno in testa queste persone? Qualcuno può andare a dirgli che non è umanamente accettabile? No, mi sa che... Serio? Ha fatto solo... Niente, niente, lo trovi una volta, poi ti inchiappetta. Per bene. Malvagio lui. Gioco di merda insulso. È più facile evitare la pioggia, Dio buono, vaffanculo. Ora, io ho controllato, nessuno è mai riuscito a finire sto gioco. Ci sarà un motivo? Ci sarà un motivo se nessuno ci è riuscito. Perché nessuno ha voglia. Nessuno potrà mai aver voglia di finirlo. Perché questi, no, sanno già dove sono i punti spawn. Ma può essere qua in garage o no, per esempio? Può spawnare qui? Sono messi. Vedi, sotto le cazzo di scale. Cioè, sotto le cazzo di scale. Ecco, l'ennesimo posto in più. Madonna, oh. Un'altra volta. Quindi sono minimo tre volte che lo devo cercare in questa modalità. Minimo. Secondo me sono 5. Vediamo vedere se sono 5. Saranno 5? Ma non c'è. Fa la finta. E canta, Dio! Potrebbe bestemmiare una suora di clausura, dai, ma come cazzo è possibile? 5 vo... 5 vo... Sono 5! Sono 5! E sono 5 veramente, non per finta, sono 5 le volte. Perché 4 non sono di certo. Madonna.
che mangia banane. 5 volte non tu lo trovi. Soprattutto se mi fa 10.000 finte a far perdere tempo. Sì! Oh, erano 4! Non ero... No, vabbè, ma era... No, continua a cantare. Non è finita. Lo apri sopra, sempre così. Oh mio Dio! Questo gioco è pazzesco, non so nemmeno come ho fatto, non so proprio come ho fatto. Sta porta si apre o no? È aperta. Oddio si va avanti, faccio fatica a crederci. Cosa c'è qui di brutto? Una valigia di The Forest. Zeb, porta The Forest. Una scimmia. C'è un macaco? No, io ho paura, No, ma quella che canta non la voglio più sentire o vedere. Manichini. Altra volta. Ti immagini finisce il gioco? Grazie dei 5 euro. Ti immagini? Cosa c'è qui? C'è altre stanze, ma non so che fare. Come minimo qui ci sarà tipo una sfida finale. Andiamo sopra, ma... Oddio! Il culo lo metto io, il culo lo metto. Botto. Che cazzo? Che fa? No! No, qua no! 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 Ci arriva fischiando. Che devo fare? Non mi ha fatto nulla. Che ansia. Ma che devo fare? Devo trovare una chiave. Mentre mi insegue questo. Sì, vabbè. Eccolo lì che mi sbudella sistematicamente. Tutto incriccato. No, tavernello di mattina! Devi stare attento ai vicoli ciechi che dopo lì ti becca easy. What the fuck is that? Dai! Sì, vabbè, vaffanculo. No, ho visto, se non ho visto male, ci sono tipo degli scatoloni che bloccano una porta, ma mi sa che è lì che devo aprire poi nel caso, Vedi qui, Ci ho visto bene. Devi spostare gli scatoloni, andare qua. E qui non c'è nulla, è solo un'altra stanza, ma non c'è niente. Quello che fa runzi dunzi. Qua non c'è niente. È fischiato da un'altra parte. No. Che cosa ho attivato? Ho messo on. Ma on a cosa? A che cosa? Provespa! Cosa ho attivato? No! Cosa ho attivato? No, dai, ci tengo al mio intestino. Andiamo a tirare quella leva, va. Andiamo a tirarla. Non c'è più! Non c'è più, oddio, le leve randomizzate. Ma dai. Stark Horror, sì, cioè, ragazzi. Mi fa essere bello. Mi sa che se non allerti, però non lo so. Non so se appaiono le leve. Ha la testa conficcata nel corpo. Ma se io spengo la torcia? Non mi ha preso. Vi vedo se... Dai, leve. Dove siete?
Un'altra, sì, sono a random, sicuro, 100%. Quante sono? 3, 5, 10? Madonna, per un pelo! Che ansia! Non mi lascia stare! Oh! Ma che diavolo! Che sei? Ah? Proviamo il balcone. No, Ma sembra uno spiffero, senti. Là. E ora? Oddio, per un pelo! Questo sta bestialendo sempre di più. Sì! Evviva! Evviva, come dice il nano. Sì, incredibile, ma vero? Ce l'ho fatta. E ora? E ora si torna su. Si torna alla porta rossa a consegnare la chiave fosforescente di turno. Vai. E siamo di nuovo qua. Cos'è quel pulsante play? Cos'è quel pulsante play? Non mi piace quel pulsante play. Non mi piace affatto. Perché qua, adesso, sicuramente non c'è altro che questo pulsante play. Che facciamo? Lo premiamo? No. Oh mio Dio. Siamo entrati ufficialmente in modalità hardcore. Adesso c'è la bambina, il neonato e sta lucertola che canta. Tutti e tre insieme amalgamati, mischiati a raschiare le palle. È impossibile adesso. Adesso il gioco è diventato non più difficile, non più quasi impossibile, ma impossibile. Proprio direttamente non devi perdere, devi dire ok, basta, alt F4, ci ho provato finché potevo. Come fai? Ora devo trovare il bambino al buio. Questa deve essere la sfida definitiva, per forza. Sì, ma se madonna ca... Cioè, non puoi accendere la torcia perché ti ammazza la lucertola cantante. Ehi, vaffanculo. Ma io devo essere veramente Gesù bambino per vincere anche sta sfida, Per accendi, ti passa di nuovo avanti, là. Il bambino non c'è, è andato via. Con Pietro Smusi in Bulgaria. Guarda, non è possibile. Non ho parole. Non ho veramente parole. He fucked up. Sì, era ancora lì. Hai cagato nel pannolino, hai cagato, l'hai fatta grossa, puzzolente. L'hai riempito per bene, eh? Vai via, spiffero! Fezzi! Lo devi trovare di nuovo! Madonna!
Madonna, ti pigliasse l'accidente! Sto lucentro strapperei a morsi! Quante volte devo trovarle il bambino? L'ho trovato al massimo una volta per ora, Si bugga anche l'audio. Ah, ma ci sono anche le leve? Pure. E son due. E son due. Ok, una leva e due neonati. C'è da incrociarsi le palle. Veramente, eh. No, ma è persa. Sì, è. No, tre neonati. No, vabbè. Non è fattibile, ho trovato tre neonati. È una leva e ancora la sfida non è finita. Ma cosa pretendi da un essere umano? Cosa pretendi? Cosa pretendi? Questo vuol dire che almeno 5 volte lo devi trovare. 4, to, minimo. Cioè, non è una questione di culo. Di più, di più. Sì, ma due leve non servono a niente. Oddio! E qua, ragazzi, ci viene in soccorso pannello di controllo Nvidia. Perché al buio con tutte queste bestie non riesco, metto il gamma 3. No, io vorrei essere il primo al mondo, il primo al mondo a finire sto gioco. Voglio essere il primo al mondo. Scusa. Ha sparito la lucertola. Non ci voglio credere. No, ora non posso perdere. Ma non c'è nessuna parte, Cristo. Vaffanculo. No, no. No! What the fuck?
l'hai fatta! Hai superato una parte che nessun altro è mai riuscito a fare in tutta internet, il globo terrestre, la crosta, nessuno! Oh mio Dio! Sì, sì! Tu non puoi minimamente comprendere quanto era difficile quella parte. Non so, guarda, io non so se effettivamente lo si capisce dal video o meno. Non lo so, guarda, ma vi assicuro, è incredibilmente difficile. Cioè, perfino con la luminosità, palla, tutto. No, adesso non ci voglio più pensare. Allora, ora torniamo indietro, vediamo. È impossibile che ci sia qualcosa di più difficile di quello. Non ci credo, io veramente non ci credo. Oddio, si è aperta la stanza rossa! Quella porta rossa. Una scrivania senza sedia. Oddio. Importante, prima di andare avanti. Cos'è, un telefono? Pronto? Pronto? Qualche ora dopo? Trovato uomo morto di noia. No, trovato nulla tranne tre bambole. Furono trovate solo quelle e basta. Ma di lui non c'era traccia perché era morto di noia. Si era seppellito da solo. Oh mio Dio, un finale. Ecco lui, sapevo. Grazie per aver giocato. Ecco, per esserti torturato. Guarda come balla fiero. Niente, aria fritta. Beh, ho finito il gioco, ho vinto. E quindi questo è un Lezzo World Record.